Su richiesta di molti di voi che mi seguono sui social, ma anche di tanti pazienti, oggi vi voglio parlare della terapia TRT, cioè della terapia sostitutiva del testosterone, che è l'ormone maschile. Col passare degli anni, quindi con l'invecchiamento, c'è una sorta di decadimento per quanto riguarda l'asse ipotalamo, ipofisi, testicoli, che dopo ti spiegherò in modo molto semplice il meccanismo. E dai 30 anni in poi, ma è una cosa molto soggettiva, dipende dal tipo di vita, dal grasso che hai addosso, dal movimento, l'alimentazione, eccetera, eccetera, bene, dopo i 30 anni il testosterone si abbassa gradualmente, di anno in anno, e non per tutti allo stesso modo. Non è proprio come la menopausa delle donne, però c'è una diminuzione progressiva nell'arco del tempo. Sono il dottor Enrico Veronese, biologo nutrizionista, e in questo video ti voglio parlare della terapia TRT, che è una terapia farmacologica che si può fare solo sotto controllo medico, che serve per il trattamento dell'aumento del proprio dell'ormone maschile. Quando ovviamente ce ne sono i presupposti. Mi raccomando però, segui bene il video sino alla fine, perché ti dirò anche quali sono secondo me i due principi attivi come integratori che nell'ambito della mia esperienza di atleta di bodybuilding e di nutrizionista sono più efficaci per la produzione del testosterone maschile e lo fanno in modo naturale. Ti chiedo anche di iscriverti a questo canale, più di 1 milione di voi, pensate, ogni mese seguono i miei video, ma molti non sono iscritti al canale. Iscriversi è assolutamente gratis. Quindi iscriviti, così verrai avvisato in diretta ogni qualvolta io farò e pubblicherò nuovi video. Mentre se ti interessa un programma nutrizionale con me di integrazione e di allenamento, ti lascio il link qui sotto, così possiamo scambiare due parole. Intanto vorrei sapere se tu hai avuto problemi con l'andropausa, con relativo calo della libido, forza, magari depressione, stanchezza. Metti tutto nei commenti e ovviamente fai le tue domande. Se hai sintomi di questo tipo, ne devi ovviamente parlare col tuo medico, che a sua volta ti verrà a fare degli approfondimenti e ti metterà in relazione con uno specialista abilitato, endocrinologo, urologo o andrologo, che in Italia sono le uniche figure che per legge possono prescrivere terapie di questo tipo, sempre che ovviamente ce ne siano i presupposti e che lo reputino necessario. Quindi ovviamente non decide il paziente, ma decide il professionista. Io, per esempio, nel mio studio collaboro con un endocrinologo, con il quale facciamo un lavoro congiunto. Ma ti devo anche dire che se a monte non c'è un piano alimentare adeguato e un'integrazione adeguata e soprattutto del movimento, un allenamento adeguato che ti consenta di mantenere una percentuale di grasso bassa, l'intervento farmacologico risulterà meno efficace. Proprio per questo ti consiglio la lettura del mio libro La dieta delle briciole, edito Mondadori, dove ci sono gli elementi per fare sì che tu riesca a costruire il tuo piano alimentare, ma che soprattutto ti dà le basi comportamentali perché tu poi lo riesca a mantenere nel tempo. Ti lascio qui sotto il link in descrizione. Inizio col dirti, tornando al nostro discorso sul testosterone, che ogni giorno produci dai 5 ai 10 mg di testosterone e questo ormone è molto importante. In genere la sua carenza viene associata all'osteoporosi, ma in realtà la sua attività è molto vasta, perché è responsabile della tua libido, della tua fertilità, della sintesi proteica e quindi dello sviluppo della muscolatura. Una carenza di testosterone può causare insonnia, ipersudorazione, nervosismo, rallentamento del metabolismo. In alcuni casi la diminuzione è stata anche associata alla depressione e all'insulino resistenza. Quindi cosa fare se ci sono questi sintomi? Per prima cosa bisogna confrontarsi col proprio medico o con una struttura che abbia collegamenti con un endocrinologo, urologo, andrologo. Non è detto che la colpa sia il testosterone, andranno fatti tutti gli accertamenti, bisognerà realmente valutare se ci sono i presupposti per fare questa terapia.
e quindi andranno fatte per primo le analisi del sangue. In genere si valuta il testosterone totale, il testosterone libero, l'FSH, la follicolotropina e l'LH, la luteotropina, che sono i precursori del testosterone e si chiamano gonadotropine. Si valuta anche la prolattina, che se alta potrebbe essere causa di testosterone basso. E poi anche le SHBG, Sex Hormone Building Globuli, che è la proteina che trasporta il testosterone. Se il testosterone è legato a questa proteina, ovviamente è meno efficace. Poi va anche valutato il DEA, il deidropiandrosterone, che è un precursore del testosterone stessa, e il beta estradiolo. Ovviamente questi sono suggerimenti, le analisi specifiche le deciderà lo specialista in base al singolo caso. Prima di valutare una terapia di intervento esogeno, cioè dall'esterno, cioè con un farmaco somministrato, dovrà prima accertarsi che non ci siano delle cause fisiologiche di impedimento alla produzione del testosterone stesso, a monte. Vediamo come funziona il meccanismo quindi della produzione del testosterone, cerco di spiegarlo in modo molto semplice. Il segnale parte dall'ipotalamo, che produce un ormone che si chiama gonadoliberine. Le gonadoliberine vanno all'ipofisi, bussano e danno un segnale per fare sì che vengano prodotti FSH e LH, che sono le gonadotropine. Le gonadotropine vanno in circolo e a loro volta arrivano ai testicoli e danno il segnale alle cellule di Leydig di produrre il testosterone. Sono una serie di meccanismi a feedback negativo molto complessi. Il problema è che se uno di questi passaggi non è più funzionale, il risultato è che il testosterone non viene più prodotto. Quindi è importante capire a che stadio della catena si verifica il problema e dopodiché si deciderà col professionista un intervento adeguato. Intervento che non è detto che sia quello proprio di somministrare esogenamente il testosterone, ma potrebbe anche essere sufficiente, sempre a discrezione dell'endocrinologo, somministrare i precursori. Per quanto però riguarda la terapia TRT, viene somministrato del testosterone sotto forma di farmaco dall'esterno. Questo può essere fatto tramite compresse, per uso topico, tramite un cerotto o del gel o tramite iniezione intramuscolare. Le dosi ovviamente sono soggettive e devono riportare il paziente a dei valori ematici di testosterone che siano nei range. Avere i livelli di testosterone nel range migliora anche la sensibilità all'insulina, il metabolismo, la glicemia, il profilo lipidico, riduce il grasso viscerale, il testosterone aumenta anche la produzione di ossido nitrico, che a sua volta migliora il flusso sanguigno e migliora anche l'ossido nitrico, proprio il meccanismo dell'erezione. Non solo, l'ormone maschile aumenta le capacità cognitive e anche la memoria. E non solo, anche l'umore, per questo viene molto utilizzato nelle terapie anti-aging, sempre ovviamente sotto controllo medico. Di contro ti devo dire però che il testosterone impatta sulla prostata, quindi se hai problemi di iperplasia prostatica o altri problemi, benigni anche, la cosa va valutata con attenzione, magari relazionando l'endocrinologo con il tuo andrologo. Se stai facendo una terapia TRT è fondamentale che tu faccia un programma alimentare a basso contenuto di carboidrati e con il giusto quantitativo proteico, sopra il grammo e mezzo pro chilo corporeo. Programma alimentare che deve essere associato a un allenamento che si basi prevalentemente su esercizi pluriarticolari come panca piana, squat, stacchi da terra, eccetera, eccetera, con serie relativamente corte, dalle 6 alle 10 ripetizioni, che stimolano proprio la produzione di questo ormone. E queste serie andranno fatte con riposi particolarmente lunghi, anche un minuto e mezzo, due minuti. Ma farò proprio un video su questo argomento. E veniamo adesso, come promesso, all'integrazione, cioè agli integratori che secondo me, secondo la mia esperienza personale, sia come bodybuilder ma anche come nutrizionista, costruita veramente su tantissimi pazienti sportivi e non, sono ideali per l'aumento del tuo testosterone. Ti posso dire che i due principi attivi che secondo me sono più funzionali sono l'acetil carnitina, su cui ho già fatto un video, e anche il tribulus terrestri, che però deve avere almeno una titolazione superiore al 90%. Ovviamente l'integrazione va sempre vista col tuo nutrizionista o medico. Ti lascio qui sotto il link di questi due integratori in descrizione.
Quindi, concludendo, se hai i sintomi che ti ho accennato e reputi che la causa potrebbe essere un ipogonadismo, cioè che non significa altro che una diminuita produzione di testosterone, ne devi parlare col tuo medico o con una struttura che ti consenta di relazionarti con un endocrinologo, urologo o andrologo, per poter fare così tutti gli accertamenti del caso e trovare una giusta soluzione. Un saluto e al prossimo video. Se ti interessa intraprendere un percorso nutrizionale con me, puoi contattarmi al link in descrizione qui sotto oppure direttamente sul sito compilando l'apposito modulo. In questo modo avremo la possibilità di parlarci. Per me è molto importante avere un contatto diretto con il paziente, in modo tale che io ti possa spiegare il metodo, le tempistiche e le soluzioni che adotterei nel tuo specifico caso. Solo in questo modo potrai avere le giuste informazioni per poter decidere senza impegno se proseguire o meno il percorso con me. Un saluto, a presto e ovviamente continua a seguirmi.